Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Siamo intorno al 1830 quando Ippolito Cavalcanti, il duca, scrive un libro di cucina, La cucina teorico e pratica. E all'interno di questo libro viene riportata la più antica ricetta documentata, quindi significa che era una ricetta che già veniva fatta a prescindere, no, da ciò che veniva scritto, degli spaghetti con le vongole. In realtà non si chiamavano spaghetti allora, ma li chiamavano vermicelli, che in pratica sarebbero i nostri spaghettoni di oggi, quelli un pochino più grossi. È una ricetta veramente molto interessante, dal sapore particolare, che assolutamente dobbiamo replicare e fare insieme. Qui sopra impressione vi faccio vedere questo estratto di questa ricetta e così potete prendere nota anche di quelle che sono gli ingredienti e le regole da seguire per ottenere il risultato che andremo a ottenere. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, bim bum bam, vediamo la lista reale degli ingredienti trasformati da once, libbre, eccetera eccetera, in misure che sono a noi più note e cominciamo la nostra preparazione. Olè! Abbiamo bisogno di 1 chilo di vongole, che possono essere o le vongole verace oppure quelle più piccoline che sono chiamate lupini. Una testa di aglio, ci vuole tutta, sono circa 35-40 grammi. 300 grammi di spaghettoni o di spaghetti belli grossi trafilati al bronzo. Un bicchiere d'acqua, poi del sale e del pepe. Ultimo ingrediente, un ciuffo di prezzemolo. Cominciamo dunque la preparazione. Mettere le vongole all'interno della pentola e aggiungere il bicchiere d'acqua. Portare quindi la pentola sul fuoco e far aprire le vongole. Ovviamente mettere il coperchio. Questa operazione deve essere fatta a fuoco vivo e anche molto rapidamente in una casseruola bella capiente, perché le vongole si devono aprire tutte praticamente nello stesso momento, altrimenti diventeranno dure alcune. Quando si sono aperte così, toglierle immediatamente dal fuoco e toglierle dalla casseruola e metterle all'interno di una boule, perché non devono continuare la cottura. Filtrare per bene questa acquetta per evitare che ci possa essere ancora qualche granello di sabbia. Quindi sgusciare le vongole ed eliminare i gusci. A questo punto cominciare la cottura degli spaghetti. L'acqua bolle, aggiungere il sale e calare gli spaghetti. Gli spaghetti all'interno di quest'acqua dovranno cuocere la metà del tempo indicato in confezione. Prepariamo quindi il brodetto, all'interno del quale dovranno poi terminare la loro cottura gli spaghetti. Come vi ho detto in precedenza, per queste dosi ci vuole una testa d'aglio, quindi ci vuole tutto. Lo tagliamo a metà, lo puliamo per bene ed eliminiamo solo la pellicina. Il nome di questa ricetta è vermicelli all'aglio con le vongole. Quindi per questa ragione che c'è scritto proprio in questo libro, in questa ricetta, che deve essere dell'aglio di ottima qualità, e poi ce ne vuole in abbondanza, perché se calcolate che un'oncia sono circa 23 grammi, calcolate 8 once, che dice la ricetta, quanto aglio ci vuole, ok? Per quanto possa sembrare assurdo, questa ricetta fatta in questo modo riesce a cancellare quelle che sono le prepotenze dell'aglio. Che cosa significa? Significa che l'aglio diventa dolce al palato, qualcosa di davvero particolare, davvero incredibile. Ho messo quindi l'aglio tritato grossolanamente all'interno di una casseruola e poi ho aggiunto l'acqua rilasciata dalle vongole insieme ovviamente a quel bicchiere di acqua che avevo aggiunto all'interno della pentola per far appunto aprire le vongole. Quindi trito un pochino di prezzemolo e via anche questo prezzemolo all'interno della casseruola, quindi all'interno della pentola.
a questo punto aggiungere un pochino di pepe. Non esagerate col pepe, perché in questa ricetta il pepe si sente veramente tanto. Quindi magari macinatelo, non utilizzate questo che sto utilizzando io, purtroppo ho solo questo, però non esagerate perché si sente veramente tanto. Quindi aggiungiamo anche le vongole sgusciate, quindi i frutti delle vongole. A questo punto questo brodetto è pronto e ricordiamoci, la pasta deve cuocere la metà del tempo indicato in confezione, quindi accendiamo il fuoco del brodetto e scoliamo la pasta. Se volete un pochino di acqua di cottura della pasta, tenetela da parte, perché non si sa mai, potrebbe asciugarsi eccessivamente e non essere ancora cotta. Però se avete fatto tutto quanto bene, i tempi dovrebbero essere quelli giusti. Quindi versare, come avete visto, la pasta all'interno di questo brodetto e terminare qui la cottura a fuoco vivo. Questa ricetta, oltre a essere super sana, e lo vedete, è tremendamente buona. La crema che si forma è pazzesca, proprio grazie all'amido rilasciato dalla pasta. Qualcuno potrà obiettare e dire, ma la dose di pasta, come dice la ricetta, è più o meno uguale alla dose delle vongole. Tu invece perché prendi un chilo di vongole e 300 grammi di spaghetti? Per una ragione molto semplice. Bella. Gli spaghetti, questi sono secchi, invece i vermicelli nel 1800 era pasta fresca. Molto semplice. Ok, guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Quindi con la pasta fresca, bene o male, il peso è quasi simile al peso delle vongole, eh? Quindi se per caso volete utilizzare della pasta fresca, poi basta che prendete una calcolatrice e riuscite a fare tranquillamente anche le varie proporzioni. Certo, nell'arco degli anni questa ricetta è cambiata, per molti anche migliorata. Al posto dell'acqua per aprire le vongole utilizziamo il vino bianco secco, che gli dà anche quella nota leggermente acidula. Ci sono anche versioni dove si aggiunge anche il pomodoro, e quindi insomma c'è un'evoluzione. Si è diminuito drasticamente l'utilizzo dell'aglio, quindi in questo caso una testa d'aglio per solo 3 porzioni praticamente, invece oggi si utilizza uno spicchio d'aglio al massimo e poi si toglie via, perché tanto il suo profumo l'ha già rilasciato. La cucina è cambiata, c'è un'evoluzione nella tradizione, però come potete notare l'evoluzione non è stata chissà quanto, questa trasformazione non è stata una cosa così trascendentale. Sì, è inevitabile, è indiscutibile che i sapori sono diversi, ma quanto diversi? Ecco, questa è la domanda che voglio porvi. Provatelo, provate a fare questa ricetta, perché credetemi, ha delle note che sono veramente pazzesche e interessanti, e non ve ne pentirete. E va bene ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale e adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Lo chiedo molto. Ragazzi, se il profumo corrisponde al sapore, abbiamo fatto veramente un capolavoro, ecco perché la cucina italiana è qualcosa di spettacolare. Ippolito Cavalcanti, stiamo parlando come dell'Artusi, prima dell'Artusi addirittura, no? Del meridione, quindi del centro-sud Italia. E adesso non ci resta che andare a fare la prova dell'assaggio. Però una cosa che vi voglio far vedere da vicino, guardate, guarda la cremetta che si è formata, vedete la sua stabilità, perché è l'amido e che si è legato con le vongole eccetera eccetera, quindi mi mantiene questa cremositaggine. Fagliela vedere bene da vicino, guarda, adesso andiamo a assaggiare, vediamo. Ragazzi, lo so, questo è solo il piattino della prova dell'assaggio, poi dopo andiamo a mangiare perché ci abbiamo fuoco. Certo, la cucina nell'arco degli anni però secondo me qualche passo indietro bisognerebbe farlo, no? Al posto di fare tutte queste cose astruse, panna, burro, marmellata, provate a fare una roba di questo tipo, ragazzi, credetemi. Pensavo che l'aglio fosse un pelo invadente, invece no, fatto bollire così,
si riesce a mangiare, va mangiata questa ricetta. L'olio. Ragazzi, qui c'è la sapienza, c'è un profumo di mare, un sapore di mare che è totale, un equilibrio, poi io che non mangio l'aglio non sto mangiando. Certo, poi dopo per quello che bisogna farla sempre almeno per due. Ciao.